Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andremo a provare i biscotti sonde cereal cookie classici dei Simpson. Perché sta laghicchiando? Non sembra essere. Ok, forse l'ha forse ripreso. Questi di qui li ho presi alla Lidl col vapore del latte che chiaramente sale. Questi li ho presi comunque, diciamo dicendo, alla Lidl. Adesso cambierò in quadratura e andiamo a vedere nel dettaglio la confezione. Ok, eccomi qui, vabbè, a sinistra vedete pacchi di patatine, questi sono lì perché poi dovrò presentarli, chiaramente, anzi già li avrò presentati quando vedete questo video, allora allontano un po' la visuale. Ok, qua abbiamo i nostri classici biscotti dei Simpson. Già faccio notare che la scadenza è nel 2025, a maggio 2025. The Simpson Classic Sonde Cereal Cookie Classic. E questo è il disegno dei biscotti. Comunque, il disegno di Homer Simpson, sono scritto The Simpson. I biscotti dovrebbero avere la forma di tutti i Simpson, quindi di me e di Lisa, Homer, Marge e Bart. Non c'è forse Maggie, o forse da qualche altro lato c'è stampato. Qua abbiamo di lato poi i valori nutrizionali, sempre col simbolo della Lidl, chiaramente, valori nutrizionali, non gli ingredienti, ma solo i valori nutrizionali. Qua beh, abbiamo il link, diciamo, dei social di questa azienda. Con anche il logo, no, non mi sembra il logo della televisione, quella dei Simpson. Poi dietro abbiamo di nuovo la scritta Sonde Cereal Cookie classici, sempre lo stesso disegno, ma con la differenza che almeno qui c'è stampata Maggie, quindi ci dovrebbe essere anche il biscotto in forma di Maggie. A differenza del lato di davanti che c'è stampato Homer, qui abbiamo invece il disegno di Bart Simpson, con scritto The Simpson. Invece da quest'altra parte invece infine abbiamo gli ingredienti. Cereal cookie, sonde cereal cookie, poi abbiamo gli ingredienti. In italiano biscotti con 8 vitamine, ferro e calcio, ingredienti invece di farine, frumento, riso, segale, avena, zucchero e così via, e chiaramente questi sono tutti quanti gli ingredienti. Chiaramente sto guardando se non ci sia qualcosa di particolare, perché se c'è quella farina che è intuito non li mangio. Chiaramente quella farina di insetti non c'è per fortuna qui. La confezione è 275 grammi. Sotto non abbiamo nulla, a parte una specie di codice QR, sembrerebbe. Qua c'è la scansione sempre del prezzo e basta. Sopra c'è la scadenza qua sopra, sullo scritto dei Simpson Classic. Addirittura colorare, addirittura. Da quest'altra parte invece c'è il nome dei Simpson con scritta classici. E qua più o meno c'è forse la metodologia del consumo. Penso, vediamo. Aspetta, un video non si può notare. Ah, come si può aprire, diciamo. Va bene, adesso cambiamo l'inquadratura e le andiamo chiaramente a provare. Non di più così che si vede meglio. Perfetto. Ok, eccomi qui, come sempre, ne andrò a provare alcuni senza latte e altri con latte. La tavola di biscotti veramente molto piccoli, non potrò mangiarli così, ma direttamente dovrò metterli in una tazza. Ok, prova olfattiva. Ok, dall'odore sono diventato scuro, ma che cazzo. Non so, mi ricordano il grandurchese. Dall'odore mi ricordano molto il grandurchese. Vediamo se ci sono i segni giusti. Ok, sì, faccio notare che ho beccato neanche a fare apposta proprio il biscotto a forma di Maggie. Si vede anche abbastanza bene in video. Questo veramente prende nel latte. Quella a forma di Bart. Cerco di. Ok, si è notato. Quella a forma di Homer. Perfetto. Quella a forma di Marge dov'è? È di Bart. Allora, questa è quella a forma di Marge. Sono tutte sorridenti. Aspettate che cerco. Vorrei farvelo vedere bene. Ok. E infine quella a forma di. Aspetta, Lisa non l'ho mostrata. Manca Lisa e Bart, se non sbaglio. Lisa? Ok, e manca Bart. Se non sbaglio Bart non ve l'ho mostrato. Ma manca Bart o sbaglio? Non so, solamente quello di Bart. Eccolo qua.
Perfetto, questi li vado a mettere tutti nel latte, questi di qua che è uscito adesso. Ne vado a mettere un altro paio. Perfetto, e l'altro stagno che farò uscire adesso. Ma voglio uscire. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo un poco. Vediamo se sono particolari all'interno. No, niente di particolare. Sì, ve lo faccio vedere, ma non c'è niente comunque di particolare. Senza latte il gusto è particolare. In che senso? È un misto tra il Gran Turchese e biscotti, non so come che marca siano, ma sono biscotti lunghi rettangolari. Allora, sono biscotti lunghi rettangolari con dei buchi rotondi al centro. Sono tipo biscotti che hanno due buchi, se non sbaglio. Non ricordo come si chiama questa marca, però il gusto mi ricorda il Gran Turchese e questi biscotti. Ok. Ok, adesso andrò a provare con il latte, già l'ho messo chiaramente qua dentro prima, per farle ammorbidire. Vedo che col fatto che il latte è caldo, si sono ammorbiditi troppo perché sono troppo, come dire, già sciolti troppo assai, quindi ne metto di più. Ok, conclusioni a questi Sonder Cheddar Cookies Classic dei Simpson, il mio voto finale è un 8 su 10. Ora direte perché dai un 8 su 10?
cioè praticamente stai pensando perché ho dato 8 su 10 e non 10. Allora, come dicevo, è un'idea copiata, non c'è un gusto unico. Infatti è un misto tra il Gran Turchese e questi biscotti che vi ho detto prima. C'è un mix. Ma non hanno un vero e proprio gusto unico, cioè sono un miscuglio, tutto ciò. Sono buoni, ed è per questo che secondo me metto un voto anche alto, visto che sono anche ottimi. E devo dire, non ho visto nessuna peculiarità, nel senso che si possono gustare in modo ottimo sia con il latte che senza latte. Quindi sia con latte che senza latte sono buoni. Addirittura dirvi, consigliarvi se mangiate con latte o senza latte, non so cosa consigliarvi, perché ripeto, in entrambi i casi sono veramente buoni. L'unica cosa che cambia è che senza latte sono un po' più duri, perché chiaramente sono sempre dei biscotti, chiaramente. Col latte si ammorbidiscono. La durezza di questi biscotti senza latte non è male, non sono troppo duri, ma sono, diciamo, dolci e croccanti al modo giusto, comunque. Quindi tranquillamente possono meritare questi biscotti l'8 su 10. Voto finire penalizzato è proprio per il fatto che non è un gusto unico, purtroppo. Va bene, se questo video, questi di qua chiaramente, come dicevo, li ho presi alla Lidl. Se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!